quindi quello è, diciamo, è fuori quello contesto. È vabbè, al governo è concesso, dai. Beh, no. Lorenzo viene? Ma sul bilancio multianuale si sblocca anche o... Vediamo, intanto abbiamo sbloccato il prossimo anno. Poi no, ma questo l'ho visto, no? Poi vediamo. Buongiorno, se prendiamo posto andiamo avanti con i lavori con un secondo panel. Luca, qualcosa? Allora, questo, mi chiamo Marcello Campo, sono giornalista di Lanza, ho lavorato a Bruxelles e questo secondo panel affronta un po' il... un po' la seconda parte di quello che è stato un po', insomma, che è stato suggerito dal primo, cioè come poi la crisi della rappresentanza in Europa ricade sulle forme partito, in questo conflitto che ormai va già avanti da anni tra un sistema politico tradizionale e invece un formato dalle grandi famiglie politiche, spesso in difficoltà, e tanti partiti nazionali che hanno come comune denominatore una polemica con l'Europa, ma che poi in ogni paese poi declina con come dire, caratteristiche completamente diverse. Ma prima di affrontare questo tema generale, volevamo approfittare della presenza del sottosegretario Gozzi per avere un piccolo aggiornamento su quello che sta succedendo a Bruxelles alla luce del dibattito, come voi sapete, sul bilancio, sulle riserve italiane, quello che è accaduto anche sino a poche ore fa. Prego. Sì, grazie. Colgo questa occasione per ritornare su un tema che, diciamo, è stato abbastanza dibattuto in Italia a partire dall'altro ieri, cioè la posizione italiana sul pacchetto complessivo del bilancio per l'Unione Europea, sia il bilancio, il riesame del bilancio multiannuale, che il bilancio per il 2017. Noi abbiamo messo, come noto, un veto sul pacchetto generale, in particolare il veto è sul riesame multiannuale su cui si decide all'unanimità, mentre sul bilancio del 2017, come noto, si decide a maggioranza. Però questa notte abbiamo già ottenuto un passo in avanti che noi riteniamo molto importante. Le ragioni del nostro veto sono che siamo stanchi di un'Europa che non metta le risorse dove dice di avere le priorità politiche, che non fa seguire fatti concreti, finanziari e politici alle parole che usa, e quindi per noi era assolutamente inaccettabile, rimane inaccettabile un'Europa che dice che la priorità è la disoccupazione giovanile e poi non aumenta i fondi per la disoccupazione giovanile, che dice che l'Erasmus è la più grande storia di successo europea e poi taglia del 50% i fondi dell'Erasmus rispetto alle proposte iniziali, che dice che le piccole e medie imprese sono la colonna vertebrale dell'economia europea e poi non mette i fondi a favore delle piccole e medie imprese e che soprattutto non fa dei passi avanti in materia di immigrazione e sicurezza. Queste sono le ragioni per cui l'Italia ha messo il veto sul pacchetto globale. Questa notte, grazie al lavoro intenso tra il nostro governo e i parlamentari europei nella conciliazione, nella riunione in cui il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo hanno lavorato sul bilancio 2017, ci sono delle prime risposte molto importanti, concrete, degli aumenti per la garanzia giovani, per il programma Erasmus, per il programma per le piccole e medie imprese, detto COSME. È confermato l'aumento degli strumenti per gli investimenti pubblici, è confermato l'aumento anche per le spese in materia di immigrazione e di sicurezza. È certamente un passo in avanti molto importante che dà un po' più di coerenza all'Europa. Noi manteniamo il veto sul pacchetto complessivo e in dicembre, alla luce di quello che sarà il pacchetto complessivo, bilancio annuale, bilancio multiannuale, valuteremo quale posizione, se confermare la nostra posizione, che oggi rimane la stessa. Per la prima volta l'Italia, nonostante questi passi avanti, si è astenuta, passi avanti che noi abbiamo
su cui noi abbiamo molto contribuito, ma per la prima volta nella storia italiana si è astenuta sul bilancio annuale, proprio perché vogliamo ancora di più spingere l'Unione Europea verso quella coerenza necessaria, che tra l'altro è l'unico modo, e così introduci il dibattito, per combattere i populismi e per ristabilire un minimo legame di fiducia tra i cittadini e l'Europa. Quindi altro che Italia che fa inutili polemiche con l'Europa, altro che il governo Renzi che è diventato populista. Noi ci stiamo battendo molto più anche di chi ci ha preceduto per spingere l'Europa a essere coerente con se stessa e a spingere l'Europa a dare seguito con fatti concreti alle parole che usa. Grazie sottosegretario. Allora, il tema di oggi, adesso presento i partecipanti, è fondamentalmente come recuperare, diciamo in sintesi, i partiti non sono degli elementi come dire, immanenti della storia. I partiti vengono creati perché hanno un ruolo nella società, per chi li vota, per chi li rappresenta, per chi li fa vivere. È evidente, vado proprio in maniera brutale, che la crisi economica, la crisi del welfare, la crisi dall'economia all'immigrazione alla sicurezza ha portato una sorta di polarizzazione, cioè alcuni partiti vengono percepiti solo come gruppo di eletti, comitati elettorali, quindi vengono percepiti solo come organizzazioni che si occupano solo di governo, di gestione, e di contro altri partiti pensano invece di essere gli unici a essere rappresentanti degli elettori, dei cittadini. Adesso è evidente che una politica che funziona deve avere questa grande capacità di conciliare la rappresentanza e poi il governo. Adesso ne parliamo con all'estrema sinistra Tania Todorova, che è la co-presidente dell'Unione Bulgara per la Democrazia Diretta. Al suo fianco Pier Nicola Pedicini, che è europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Sandra Gozzi avete già visto, ha già parlato, è già intervenuto, e alla mia destra Luca Jaillet, presidente del gruppo terzo del CESE, che di fatto è il Comitato Economico Sociale Europeo. Darei la parola all'ospite, all'unica nostra ospite straniera. Benvenuta. Prego. Grazie. Allora, avete fame? Perché ormai è l'ora di pranzo, ma io penso che più di fame tutti noi abbiamo la fame dei cambiamenti e vedere come funziona la vera democrazia, vero? Io ormai sono giunta ad una certa età quando voglio vedere certe cose realizzate. Non si sente? Leggermente più vicino? Non si sente? Adesso si sente meglio? Ah, scusate. Sono giunta a una certa età quando voglio vedere certe cose realizzate nella mia vita e voglio vedere come funziona la vera democrazia. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori Eunews che mi hanno dato questa possibilità di parlare qui a questo evento. Siccome italiano non è la mia lingua madre, permettetemi che leggo le mie note e poi se faccio qualche sbaglio, perdonatemi per favore. Allora, una piccola introduzione di me. Io mi chiamo Tania Todorova, sono dottoressa in psicologia, co-presidente dell'Unione Bulgara per la Democrazia Diretta, mamma, moglie cristiana ortodossa e sono anche cittadina di uno dei paesi con il nome più vecchio in Europa, Bulgaria. Pur essendo un grande paese, da noi si parla poco in Europa. Nel 1989 il popolo bulgaro ha fatto un colpo di Stato per togliere dal potere il Partito Comunista. Domenica scorsa in Bulgaria c'è stato un ballottaggio per le presidenziali. Allora, dopo 27 anni di lotta contro i comunisti, la situazione è questa. Il popolo bulgaro doveva scegliere tra due candidati. Un ex membro del Partito Comunista è candidato sostenuto da un partito che eride del Partito Comunista. Questo è per darvi un'idea dove siamo arrivati con la nostra lotta contro i comunisti. Allora, io ho cominciato la mia presentazione che voglio vedere come funziona la vera democrazia. Vi voglio fare una domanda adesso. Secondo voi c'è la democrazia in Europa? Sì o no? No. Chi pensa che c'è la democrazia in Europa? Chi pensa che c'è? Purtroppo. C'è molta democrazia? Guardando
chiedo scusa, devo fare la parte del cattivo. Se cominciamo a parlare facendo sondaggi costanti, rischiamo di allungare i tempi degli interventi. No, figurati, allungate il piacere. Solo era una domanda per cominciare il discorso. Ci mancherebbe. Allora, io ho due notizie, una brutta e una buona. La democrazia non c'è, però noi siamo in grado di cambiare questo. Adesso volevo raccontarvi una storia e comincio con questo che ha detto Mirabeau, che le persone sono come i conigli, si catturano per le orecchie. E quindi i miti sono storie e noi crediamo in storie, abbiamo bisogno di loro. Voi sapete che la narrazione, la storytelling, non è solo una tecnica di marketing, ma anche una tecnica di manipolazione. Attraverso la narrazione noi crediamo in realtà in quale creiamo la realtà in quale credono gli esseri umani. Tutti sono molto vulnerabili alle menzogne, però quando ascoltano una storia quale è compatibile con la loro vita, credono e rimangono soddisfatti. Allora, il mito che il processo, elezioni con voto, può essere democrazia. Voglio parlare di questo mito, perché questo è una frutta semantica. Il voto con elezioni non può essere chiamato la democrazia. La nostra frustrazione politica deriva dal fatto che ciò che chiamiamo democrazia in realtà è al contrario. Questo che chiamiamo oggi la democrazia non è una vera democrazia, ma piuttosto una oligarchia aristocratica. Questo non è accaduto per caso o per corruzione. Niente affatto. Il meccanismo che si trova al centro del nostro sistema produce questo risultato, sì o no? Si tratta di elezioni aristocratici. Le elezioni si svolgono per elezione dei migliori, aristos, nobiltà. Millenni di storia hanno dimostrato che la nobiltà diventa sempre oligarchia, e che il che significa che il potere è dei pochi. Avete notato tutti che i partiti da destra, da sinistra, le banche, le persone che non hanno fatto nulla a fare con i diversi interessi, oppositori politici, sono d'accordo sull'applicazione di questo processo così com'è. Non vi sembra strano questo? Per me è un paradosso, è un assurdo. Per esempio, il fatto che Goldman Sachs difende le elezioni dimostra che questa società non ha paura di loro così come sono stati fatti adesso. Questa non è democrazia, non lo può essere a causa del sistema elettorale. La parola democrazia è stata impostata per questa modalità di elezioni e quindi non possiamo indicare il nemico, perché la parola con quale possiamo risolvere il problema è stessa con quale chiamiamo il processo problematico. Questo è il nostro problema. Abbiamo un termine che è stato sostituito. Adesso, per me è importante che noi ritorniamo un po' nella storia e vediamo come è stato creato questo processo delle elezioni con voto e quali sono i veri principi della democrazia antica atenese così com'è. Ed è qui che capiamo quale problema abbiamo. Posso? Basta che da Atene poi ci avviciniamo più rapidamente. Ah, sì, ci avviciniamo, sì. Allora, il sistema attuale è stato realizzato alla fine del XVIII secolo in Gran Bretagna, dopo negli Stati Uniti e nel 1789 in Francia. Le persone che l'hanno creato erano consapevoli che questa non è democrazia. Loro sanno cosa sia la democrazia perché erano buoni conoscitori del mondo antico e non la volevano, per loro equivaleva all'anarchia, la gestione della gente comune. Ecco perché è stato creato un processo di gestione del governo attraverso una rappresentazione che non è una democrazia. Noi non avevano cattiva intenzione, ma non volevano proprio la democrazia. La parola non aveva nessun significativo positivo. Come è stato cambiato questo fatto? Allora, con un trucco. Il Tocqueville ha scritto il libro La democrazia in America. Nessuno chiamava questo regime così, ma il libro è diventato un bestseller di grande successo. Dopo di lui, altri scrittori, poco a poco, hanno iniziato a chiamare questo tipo di gestione allo stesso modo perché hanno trovato
alcuni tratti comuni. Allora, per esempio, l'uguaglianza. L'obiettivo fondamentale della democrazia ateniese è l'uguaglianza, ma l'uguaglianza per quale gli ateniesi insistevano è una vera uguaglianza politica, mentre nel governo rappresentativo è solo formale, anche fittizia. La nostra uguaglianza sempre in termini di dettagli non perfezionata. Allora, cosa succede? I selezionati, attraverso il voto, hanno iniziato a usare questo termine democrazia perché permette loro di essere eletti e gestire e mantenere il loro potere. Ecco come è stato fatto un cambio del significativo della parola democrazia. L'assurdo è che con questa parola, che era la soluzione, noi chiamiamo un processo che non ha nulla in comune con la democrazia. Allora, Tocqueville, il simbolo del liberalismo, ha detto: non ho paura del sfruttaggio universale, la gente voterà così come la raccontiamo. E già nel 1835, alle prime elezioni, tutti erano consapevoli che il fatto che nessuno si sarebbe sottratto dal voto e che il popolo mai avrebbe avuto il potere attraverso le elezioni. Nell'economia del dibattito abbiamo bisogno di tempi un pochino più rapidi, chiedo scusa. Faccio l'ultimo giro. Allora, io l'ultimo giro è di dire quali sono i principi della democrazia e perché in questo momento non esiste un partito politico democratico perché nessuno applica questi principi. Allora, i due principi della democrazia erano questo qua. La politica doveva essere attività non professionale, il primo principio, e il secondo, i funzionari devono impegnarsi a rotazione per i termini molto brevi. Perché è così? Perché il potere corrompe, quindi non dobbiamo lasciare nessuno governare per lungo tempo. Okay? Quindi le posizioni devono essere a rotazione per evitare la corruzione. Però adesso, in questo momento, ditemi voi se esiste un partito che applica questi due principi. E la cosa che garantisce questi principi sono le estrazioni casuali. Estrazioni casuali sono quelle che garantiscono che nella politica entrano la gente che non sono professionisti e che i mandati sono brevi. Perfetto. E quindi, non avendo i professionisti, così la gente sarà attiva. Noi adesso ci stiamo lamentando che le persone non vanno a votare, sono passivi, non sono attivi, ma è il meccanismo del processo che li crea di essere chiaro. Passivi. La proposta è chiara. Adesso do la parola a, a Luca Jaillet, presidente del Comitato Economico Sociale Europeo. Grazie. Credo che se si vuol fare un ragionamento più ampio sul funzionamento della democrazia, il discorso ci porterebbe sicuramente molto lontano. Io vengo da una scuola, da un'esperienza in cui tutti riteniamo che le democrazie non sono certamente il sistema migliore, quello attuale nel quale viviamo, ma nessuno ne conosce di uno migliore, quindi per ora teniamoci questo, perché vedo avanzare pericolosamente nel mondo due tendenze: una, quella della semplificazione, la distruzione e l'articolazione dei sistemi democratici, l'altro quello delle spinte verso gli autoritarismi che mi spaventano ancora di più, oppure delle grandi manipolazioni. C'è un bellissimo articolo di Riotta oggi sulle manipolazioni dell'informazione che oggi gestiscono le democrazie. Io poi vengo, non sono un partito politico, non rappresento un partito politico, le mie simpatie, le mie aderenze, ma queste sono altre questioni. Io vengo da questi mondi della società civile organizzata, rappresento qui il Comitato Economico Sociale Europeo, che diciamo è la Camera dove si trovano 350 rappresentanti delle forze economiche, sociali, sindacali, dei consumatori, dell'agricoltura, dei giovani, dell'ecologia e quant'altro, che cercano di rappresentare questa forza nell'insieme, ritenendo che il concetto della democrazia che abbiamo costruito nei nostri paesi e in Europa si basa su due gambe che hanno le loro autonomie: la democrazia rappresentativa, che ha un ruolo di giungere alle decisioni e quindi poi anche di governare, e la democrazia partecipativa, che ha un ruolo di bilanciare, di stimolare e di completare. Io appartengo a questa seconda gamba.
Volevo fare però tre riflessioni che sono legate a quanto è stato sollevato anche dall'intervento di prima, l'intervento del sottosegretario Gozzi e al primo dibattito che abbiamo fatto prima, in cui si diceva è inutile che ci giriamo intorno a cercare chi è più colpevole o chi è più bravo degli altri, c'è un problema complessivo che ci è cambiato il mondo e non siamo riusciti a capirlo per tempo. E questo sta creando degli effetti devastanti non solo sul sistema della fiducia nelle istituzioni, perfettibili, migliorabili, non solo sul sistema dei partiti, perfettibili, migliorabili e avanti proposte, ma anche sul sistema complessivo delle rappresentanze sociali. E il dato è molto chiaramente quel semplicissimo istogramma che è girato nei giorni scorsi dopo le elezioni americane, che diceva la Clinton 80% dei voti nei centri urbani moderni, aperti, innovativi, e tutto il resto a scalare, suburbi delle città, medie città, piccole città, villaggi, aree rurali, aree povere, aree industriali, totalmente dall'altra parte. Lo stesso quadro, mi confrontavo ieri con amici britannici, è quello della Brexit. Il voto della Brexit è così. Lo stesso quadro è il voto di qualche mese fa. Vediamo se si ripeterà adesso il 4 di dicembre, dove non si vota solo in Italia, ma si rivota un'altra volta anche in Austria per l'elezione del Presidente della Repubblica. La stessa mappa fu quella. E qual è il nodo? Il nodo è che è andata in crisi radicalmente un equilibrio sociale intorno alla grande onda della liberalizzazione e globalizzazione che ha creato molte nuove opportunità, ma ha creato dei cambiamenti radicali e oggi masse di persone non si sentono più né rappresentate né capite, esprimono paure, esprimono incertezze, si è generato quello che gli scienziati chiamano il nuovo precariato mondiale che assomma classe media, classe operaia impoverita, giovani, persone che non vedono più futuro e che quindi stanno creando una domanda politica diversa. Su questo non sono, e lo dico con molta coscienza, non sono soltanto le istituzioni o i partiti che non sono riusciti, ma sono anche le rappresentanze sociali. Anche noi non ce l'abbiamo fatta capirlo. O l'abbiamo capito solo in parte e non con sufficiente forza. Quindi c'è una responsabilità complessiva non aver saputo leggere, della quale bisogna farsi carico. Come ce ne si fa carico? Secondo me in tre modi. Il primo, cominciando ad adottare un'agenda finalmente basata sulle cose concrete. Certo, abbiamo bisogno di riformare le istituzioni, lo diceva stamattina Emma Bonino, guardare ai sogni, ma abbiamo bisogno di un'agenda di cose concrete. Allora, io su questo sono molto semplice e molto lapidario, perché sono anni che noi lo diciamo anche assieme ad altri. A me pare che, ascoltando i cittadini, c'è uno strumentino molto buono, si chiama le indagini di Eurostat. L'ultima indagine di Eurostat indica un'agenda di 10 punti in cui si va dall'82% di richiesta di più intervento europeo al 50%. Le leggo rapidamente. Lotta contro il terrorismo, lotta contro la disoccupazione, lotta contro la frode fiscale, siamo 82, 77, 75. Protezione delle frontiere esterne, promozione della democrazia e della pace nel mondo, protezione ambientale, sicurezza e difesa, salute e politiche sociali e via di questo passo. Questo chiedono. Questo è quanto. Allora, questa deve diventare l'agenda concreta delle scelte di questi mesi, di questi anni. Ed è per questo che io mi compiaccio, e non lo faccio per piaggerio perché ci conosciamo da tanti anni, per l'azione fatta dal sottosegretario Gozzi e dal governo italiano, nell'aver ottenuto, non ha rivoluzionato, abbiamo riorientato almeno un poco in questa direzione con risultati su cose concrete, che diciamo da anni, bisogna ripartire da qui, ma è quello che ci chiedono i cittadini, su cui ci misurano. Più investimenti nel creare opportunità per i giovani, per premiare attraverso Erasmus, spero la proposta della Commissione, che anche qui è stata fatta per iniziativa italiana del corpo dei 100.000 volontari per la protezione civile, vada avanti come proposta concreta e via di questo passo, più fondi per le piccole e medie imprese, 8 anni che lo si dice. Bene, un segno sul bilancio, perché poi c'è bisogno di queste scelte concrete che andranno spiegate e portate avanti. Quindi questo è un primo modo di rispondere, fuori dalle retoriche, tutti insieme con modalità diversa.
La seconda, lo diceva la rappresentante della Commissione europea Covassi, forse bisognerebbe anche che cominciassimo a dire che non è tutto così disperante, ma che ci sono dei grandi bacini di positività da interpretare e da rilanciare. Allora, c'è un grande bacino di positività che è dato da ciò che si sta muovendo per cogliere questi cambiamenti e dare risposte. I dati ci dicono che il settore cosiddetto dell'economia sociale, delle imprese sociali, ha rappresentato in questi anni il settore dell'economia sociale più resiliente di fronte alla crisi. In 8 anni in Europa sono aumentati del 40% gli occupati in questo settore. 20% saranno dovuti a un trasferimento di servizi dismessi dallo Stato, ma c'è un altro più 20%. Non c'è altro settore economico che abbia avuto un simile successo in termini di saldo positivo tra imprese chiuse, imprese create e lavoratori e persone occupate. Ebbene, si tratta di investire, a riconoscere e a rafforzare quest'area, che è un'area che crea lavoro, occupazione, crescita, coesione sociale, e non, come purtroppo in questo caso il programma della Commissione ha fatto, non ha portato avanti un'idea di un piano d'azione per le imprese sociali nel programma 2017. È una forza viva che dimostra di poter dare risposte, di accettare bisogni e di creare futuro. Ancora, ci sono forze che lavorano nel positivo. Una delle grandi linee su cui l'Europa si è battuta e ha ottenuto risultati straordinari è stata del cambiare logica per uscire dal fossile e andare verso le energie rinnovabili. La COP21, adesso vedremo cosa succederà col cambio dell'amministrazione americana, ma è un grande successo della politica europea. Ma non è solo un successo teorico. Se uno guarda la Germania in 10 anni oggi ha il 50% della sua capacità elettrica che è basata sulle rinnovabili. Questo 50% è fatto così. Un terzo è dovuto a rinnovabili fatte dalle grandi compagnie elettriche. Un terzo da privati cittadini o imprese, e un terzo da cooperative, oltre 1000 cooperative che assieme a comunità locali sono state fondate e hanno creato lavoro, occupazione, territorio, col grande movimento, si chiama quello dei prosumer, produttori, consumatori, che sta cambiando, è un'altra forza positiva. Così è stato qualche anno fa, l'Unione Europea fece l'anno europeo del volontariato, 100 milioni di persone in Europa fanno volontariato, finito l'anno ce ne si è dimenticati, usiamo questa forza positiva di entusiasmo, di forza, di impegno perché possa aiutarci a crescere in integrazione e controbilanciare spinte distruttive. E concludo, c'è un altro enorme bacino dove non sono ancora entrate logiche divisive ma che è a disposizione, che secondo me è il bacino della cultura, e mi complimento all'organizzatore di aver inserito un panel domani mattina sulla cultura, perché la cultura è... Anche qui mi compiaccio, ho sorriso veramente di cuore recentemente alla fine delle Stati Generali dell'Unione Europea a Firenze, l'intervento finale del nostro primo ministro Matteo Renzi, che la cultura è la priorità dell'Italia da mettere tra un anno dentro l'agenda europea e fare una battaglia su questo. Ma non è nuovamente teoria, perché l'Italia è un paese che vuol dire vive della cultura. La cultura è creazione di posti di lavoro e di crescita, tutto il settore delle industrie culturali. I numeri, purtroppo le ricerche sono ancora deboli, ma ci stanno dicendo che siamo tra il 7 e l'8% dell'occupazione europea viene da questo settore qui, e ditemi se è poco. La cultura ha riconvertito città e territori, la mia città Torino, ma Bilbao, Manchester e tanti territori minori che erano condannati alla fine di un'epoca industriale, si sono rigenerati con l'investimento nella cultura, creando turismo, occupazione e flussi. La cultura crea integrazione tra comunità diverse, la cultura crea spazi di nuova narrazione positiva, assieme allo sport la cultura e tutte le manifestazioni culturali sono le sole in grado di mobilitare milioni di persone, dalle piccole alle grandi manifestazioni, e la cultura diventa, brava la Mogherini, che grazie all'insistenza ancora di un'italiana, Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura, poi noi abbiamo dato una mano anche come CESE, è diventata un'iniziativa, una proposta europea di fare della diplomazia culturale uno degli strumenti del soft power europeo nelle relazioni esterne. Questo è un bacino unitivo di energie straordinarie da mobilitare. Allora, ci sono problemi, dobbiamo reinterpretare quanto è cambiato di profondo, perché è cambiato un ciclo economico e forse abbiamo perso troppo tempo e
non rappresentando più le fasce dei perdenti o di chi ha sentito di perdere posizioni in questi cambiamenti epocali che sono avvenuti per la tecnologia, la demografia, i successi della globalizzazione, ma ci sono altre possibilità di agire, agenda concreta e delle grandi energie positive da rappresentare e da sostenere, perché controbilancino queste altre spinte e trovino rappresentanza nei partiti, nell'azione politica, ma anche e soprattutto nelle decisioni concrete. Io sono preoccupato, però rimango positivo e guardo al futuro con grande speranza, perché ci sono queste grandi forze, malgrado non si riescono ancora a tradurre forse in risultati elettorali di altro segno, perché c'è un vero malcontento e un vero cambio sistemico dei nostri sistemi sociali che stanno entrando in rottura e quindi chiedono di essere capiti e rappresentati, e questo è uno sforzo da fare tutti insieme. Grazie. Una ventata di ottimismo, anche se oggettivamente, come ha chiuso l'intervento, il tempo oggettivamente stringe, nel senso che noi abbiamo nei prossimi mesi delle elezioni cruciali, penso solo alla Francia e alla Germania, ma poi all'Italia. Non voglio raffreddare l'ottimismo, però ieri è uscita una notizia banale, però fa parte anche del senso comune. Ogni anno il dizionario Oxford sceglie una parola per sintetizzare l'anno. Ieri ha scelto post-truth, che in inglese vuol dire post-verità. In realtà più che post-verità è meglio traducibile con post-fatti, cioè il rischio, purtroppo l'elezione di Trump ne è stato un chiaro esempio, che non era tanto importante dire quello che è vero, questa è una cosa che coinvolge sia la stampa che i partiti, come diceva la Bonino, cioè i due grandi poteri messi in discussione in questo epoca. Non è importante dire la verità, cose verificabili, ma è importante suggerire emozioni. È un po' il muro di Trump, ho detto sì, lo posso fare, ma posso anche non farlo, non è importante, l'importante è comunicare quella cosa. Adesso parola all'europarlamentare Nicola Pedicini del Movimento 5 Stelle. Ah, grazie. Vediamo un po' se così si sente. Ecco qui. Ma io ho ascoltato le parole che sono state dette qui e anche quelle che sono state dette nel precedente dibattito. E, visto anche il tema di cui stiamo parlando oggi, forse il contributo di chi appartiene a quei movimenti che oggi vengono definiti populisti, dando molto spesso un'accezione negativa, come è stato fatto anche stamattina, no? Di solito il populismo viene associato alla demagogia, e se ci va bene, se no altrimenti molto più spesso all'antipolitica, è stato detto anche stamattina. Però io temo che poi anche questo atteggiamento sia un po' foriero di quell'approccio che poi conduce al risultato che Emma Bonino stesso ha manifestato stamattina, cioè ha detto: non ci abbiamo capito niente, l'ha detto più volte. E forse questo è il punto, perché continuare a rimarcare certi aspetti che poi non corrispondono alla realtà, o che corrispondono soltanto in parte, per carità, continua a mettere su una verità che non è quella reale e che purtroppo poi dopo sorprende quando si manifesta nelle sue varie forme. Intanto, che cos'è il populismo? Sicuramente è qualche cosa che va analizzato più nel dettaglio. Qualcuno lo definisce come una divisione piuttosto orizzontale, no? Meno verticale rispetto alle classiche destra-sinistra, ma una divisione più orizzontale, dove c'è un popolo che è fatto di cittadini, che hanno delle esigenze e che probabilmente sono per certi versi anche esposti a una informazione che può colpire quelli che sono quei punti sensibili che come massa costituiscono, e dall'altra purtroppo un'elite che nel tempo, soprattutto negli ultimi periodi, si è dimostrata essere con buona frequenza corrotta, e un'elite che purtroppo si è dimostrata con buona frequenza di curare piuttosto gli interessi dell'elite stessa anziché quella dei cittadini. Quindi una divisione più orizzontale che verticale, e che con le dovute forme, con le dovute declinazioni nei vari stadi ha preso piede e sta prendendo sempre più piede. Ora alcune forze politiche
nei vari stati stanno collocando questa divisione e questo sentimento comune in quelli che sono i contenitori tradizionali, quindi chi di destra, chi di sinistra, come è successo ad esempio in Spagna con Podemos, come è successo forse in Francia con il Front National, un po' dappertutto questo sta succedendo. In Italia c'è qualcosa di diverso, qualcosa che noi pensiamo sia post-ideologico, non c'è bisogno delle ideologie per inquadrare questo approccio e per essere partecipi della vita, della scena politica con questo nuovo approccio. Io credo che questo approccio di base, questo capire il senso di base della parola populismo, che noi non rifiutiamo, se però l'interpretazione è quella giusta, possa essere un elemento anche per chi figura tra le schiere dei partiti tradizionali per capire meglio questi fenomeni. Perché sono fenomeni sentiti? Allora bisogna chiedersi qual è il contesto generale che spinge le persone, i cittadini, a schierarsi in questo modo piuttosto che rispetto agli schieramenti tradizionali. E quello che noi diciamo e quello che noi vediamo è che purtroppo l'Europa, come è stata, se pensate a quello che è stato anche detto prima, no? Si è parlato dei grandi capisaldi dove l'Europa dovrebbe intervenire magari in maniera più efficace, si è parlato della crisi economica, certamente, si è parlato dell'immigrazione, certamente, si è parlato del terrorismo e quindi della crisi di sicurezza, sono i temi fondamentali che l'Europa si appresta ad affrontare e che cerca di affrontare, per carità, io ci sto dentro le istituzioni europee, so bene cosa succede. Il punto è, a monte di tutto questo, che questa istituzione, così com'è, è un'istituzione molto ipocrita, perché di fatto non affronta la crisi economica, neanche a margine delle crisi economiche, non le affronta perché non rimuove quelle che sono state le cause, a volte neanche le riconosce. Non affronta la crisi dei migranti. Prima anche Emma Bonino ha parlato soltanto di integrazione, ma non ha parlato di immigrazione. Perché? Perché non si estende, si guarda soltanto al problema dell'immigrazione pensando all'Europa, no? E noi lo viviamo in prima persona perché siamo paesi di primo approdo dove la maggioranza di questi flussi si concentrano e non riusciamo a gestire e ci rendiamo conto che l'Europa non vuole ripartire quota parte questi flussi migratori così come dovrebbe. Ma il punto è, questa è una cosa sacrosanta, siamo stati anche noi i primi a dirlo, di superare Dublino 3 e di ripartire in quota parte fra i diversi stati dell'Unione Europea i migranti che arrivano da noi, per carità. Ma non basta. Bisogna andare a rimuovere quelle che sono le cause e la maggioranza di queste cause sono di responsabilità proprio dell'Europa. Se voi andate in Africa, io sono presidente, vicepresidente di una commissione che unisce tutti i paesi dell'Unione Europea con i paesi africani, oltre che, dei Caraibi e del Pacifico, e vi accorgerete che molti dei temi e dei problemi che generano i flussi di migratori sono di responsabilità europea, perché molti dei paesi europei, tra cui principalmente la Francia e l'Inghilterra, fino a quando ci sarà, almeno nel Regno Unito, come Regno Unito, sono quei paesi che vanno lì, soprattutto nel Centro Africa, a sfruttare le loro risorse, a mettere i governi che gli sono compiacenti ed aumentare l'instabilità che gli permette di sfruttare le risorse nella maniera più utilitaristica che gli consente quella situazione. Poi dopo noi ci troviamo i flussi migratori. Tra l'altro questi flussi migratori, prima di arrivare al Mediterraneo, attraversano e vengono decimati nel Sahara. Ma questo non ve lo dirà mai nessuno, perché in tutto questo ha una grande responsabilità anche la comunicazione. È come se il mondo dei partiti tradizionali vivesse una sfera differente da quella dei cittadini. I cittadini sentono questo, sentono temi forti come ad esempio il MES Cina. Ora voi direte che cos'è, ma di fatto è il tentativo che la Cina sta provando a fare per entrare nell'economia di mercato, no? Sapete? Ma che cosa vuol dire di fatto se la Cina entra nell'economia di mercato così come sta cercando di fare? Che il loro approccio, quello in cui c'è l'aiuto di Stato che in Europa è vietato, che gli permette per esempio di produrre 800 milioni di tonnellate di acciaio e poi di venderle sotto costo in Europa, sotto costo, cioè a meno di quanto occorre per produrle. Le vendono da noi perché lo fanno? Perché a quel punto distruggono la concorrenza e poi possono permettersi di alzare il prezzo e quindi avere un mercato solo nelle loro mani. Attenzione, questo non succede soltanto per l'acciaio, succede per il tessile, succede per le nuove tecnologie. E questo è quello che sta succedendo. L'Europa, ipocritamente, in maniera incredibile, non è unita
di fronte a queste influenze, di fronte a questi temi grandi. Di fronte al TTIP, i grandi trattati internazionali, il governo stesso è a favore del TTIP, ma la gente capisce che cos'è il TTIP, capisce, attenzione, perché quello che si tende a far pensare che il popolo, il populismo sia di un popolo ignorante, attenzione, c'è internet che permette di far crescere una consapevolezza comune rispetto al passato, una, quella che sta diventando una specie di intelligenza comune, una specie di coscienza comune. Questa gente capisce, conosce e soprattutto scambia informazioni. Il TTIP, come dicevo, è una minaccia, è vissuto dal popolo come una minaccia, perché è una minaccia. Nel momento in cui tu, che Europa, che hai fatto come capisaldo il principio di precauzione rispetto a tanti temi, lo devi svendere perché ciò che comanda è il mercato internazionale, per cui le regole americane prevarranno su quelle nostre, quindi magari si venderà la carne con gli ormoni. Attenzione, queste sono cose reali che noi vediamo al Parlamento europeo. La gente ha paura di questo e non lo vuole. Si comincia a creare una somma di effetti che la gente non vuole, che crea quel malcontento verso queste istituzioni, attenzione, non verso le istituzioni in generale. Noi del Movimento 5 Stelle, un movimento che viene definito populista, non siamo affatto anti-europeisti, noi siamo europeisti, crediamo che questa Europa vada criticata per quello che sta dimostrando, e quando ci sono delle cose buone le sosteniamo, le appoggiamo anche con i suoi colleghi. Quando io per esempio lavoro molto bene con la Bonafè, quando la Bonafè fa le cose buone, stiamo lavorando sull'economia circolare, però nel momento in cui il loro approccio politico si dimostra ipocrita e non è realisticamente proteso agli interessi dei cittadini, ecco che la critica aumenta e il risultato è che queste forze politiche tradizionali non ci hanno capito nulla. Ecco, forse bisognerebbe cominciare a fare un po' di esame di coscienza rispetto al punto di vista tradizionale, che purtroppo si convince che quello è l'unico modo per vedere le cose e poi alla fine non riesce a capirle. Beh, abbiamo avuto appena adesso un bel... Abbiamo avuto adesso un bel esempio di populismo distruttivo antieuropeo, che mi sembra un grande contributo al panel, perché così c'è un po' di confronto, e mi sembra assolutamente opportuno, perché non ho sentito una soluzione concreta, però certamente ho sentito la volontà di lavorare con chi propone soluzioni concrete, quindi sono sicuro che a partire dalla politica per l'Africa che noi abbiamo di cui noi abbiamo fatto una priorità, ed è noto che su iniziativa italiana che oggi l'Europa comincia ad avere un approccio diverso rispetto all'Africa, sia per quanto riguarda lo sviluppo dei paesi africani per contrastare all'origine le cause dell'immigrazione, sia per un impegno più condiviso tra Africa e Europa, visto che questa è un'iniziativa italiana che sta diventando concreta, sarò contento di vedere che il Movimento 5 Stelle la sosterrà anche al Parlamento europeo. Prendo alla lettera quello che il collega del Movimento 5 Stelle ha appena detto, così come prendo alla lettera la necessità di cambiare la politica economica della zona euro, che è delle priorità del governo Renzi dal giorno 1, che stiamo lavorando. Ieri un altro passo in avanti, sempre piccolo e sempre insufficiente, ma un passo in avanti, perché per la prima volta la Commissione europea comincia a prendere atto che la zona euro non è 19 stati membri, 19 economie divise a compartimenti stagni, ma, riprendendo uno dei temi che l'Italia ha proposto durante il semestre di Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, finalmente la Commissione Europea comincia a lavorare su una strategia economica per la zona euro nel suo insieme. E sorprendentemente addirittura chiede di fare deficit, perché nel documento relativo alla posizione da portare avanti nella zona euro nel prossimo anno si dice che si deve avere nella zona euro un deficit di almeno 0,5%, Perché la priorità è fare investimenti, fare crescita, rispondere alla lotta contro la disoccupazione. La priorità non è unicamente tenere sotto controllo i conti pubblici. E soprattutto si dice i paesi
che hanno un debito pubblico alto devono tenere sotto controllo, i paesi che hanno la possibilità devono fare di più, devono investire di più. E si manifesta una chiara preoccupazione sulla eccessiva dipendenza dall'export della Germania e l'eccessivo squilibrio commerciale all'interno della zona euro. Sono due cose che sono scritte, non so che essendo uno del governo dice stai dicendo la posizione del governo, no, vi sto riportando uno dei documenti che la Commissione europea ha proposto ieri. Questo vuol dire che si può stare in Europa in due modi, si può stare in Europa, anzi in tre modi, si può stare in Europa dicendo che va tutto distrutto, che è tutto ipocrita, che è tutto male, tranne due o tre proposte intelligenti come l'economia circolare. Tra l'altro rimessa nel programma legislativo europeo, su iniziativa del governo italiano. Perché se lo scorso anno, come tu sai bene, il governo italiano non spingeva con Timmermans nel momento in cui facevi il programma legislativo 2016 per rimettere l'economia circolare, tu e la brava Simona Bonafè non potevate lavorare sull'economia circolare. Vabbè, questo non è vero, però. No, questo è vero, lo trovi anche sulla rete, visto che la rete è la verità, sulla rete troverai queste posizioni del governo italiano, troverai, fai accesso agli atti del Consiglio dei Ministri e vedrai che questa è un'iniziativa innanzitutto del governo italiano, perché all'inizio della Commissione Juncker l'economia circolare era sparita dal programma. Qui sono fatti, non parole, però non vorrei ridurre il dibattito sui populismi a un dibattito tra noi due, quindi se per favore posso continuare. Quindi c'è un modo di dire va tutto male tranne qualche cosa perché l'abbiamo fatta noi e il resto va tutto distrutto. C'è un altro modo ed è quello di dire che bisogna sempre comunque seguire gli orientamenti dell'Unione Europea e qualsiasi momento anche di contrasto diventa un'Italia populista e diventa un'Italia che fa polemiche. Noi non facciamo né i populisti né le polemiche. Ho visto anche stamattina le interviste in cui si dice che l'Italia fa delle polemiche. No, non facciamo delle polemiche, poniamo delle questioni perché, su questo sono d'accordo, dobbiamo liberare l'Europa da una ipocrisia eccessiva, dobbiamo liberare l'Europa da una retorica che alle parole non fa mai seguire i fatti. E se noi la liberiamo da questa ipocrisia eccessiva, e se noi la liberiamo da questa retorica e facciamo seguire un po' di fatti concreti alle parole che usiamo, oppure usiamo meno di quelle parole, è chiaro che potremo riconquistare la fiducia dei cittadini. Questo è un punto invece credo che tutti dobbiamo, o tutti coloro che dicono di volere salvare l'Europa, e per salvare l'Europa dobbiamo cambiarla, è un punto su cui dobbiamo insistere. Meno parole, meno conclusioni, ma quelle conclusioni dei vertici, quelle risoluzioni del Parlamento, quelle prese di posizione dei Consigli dei Ministri devono diventare veramente politiche, devono diventare veramente risposte ai cittadini. In questo modo si può ristabilire un legame di fiducia tra i cittadini che vedono che a certe parole, a certi summit, a certe plenarie del Parlamento europeo, seguono finalmente delle risposte concrete alle loro preoccupazioni. Le loro preoccupazioni sono innanzitutto la sicurezza. Sicurezza economica e sicurezza fisica. Sicurezza economica, perché obiettivamente l'Europa ha sbagliato ricette nel decennio dell'austerità e ne vediamo oggi le conseguenze sociali, e io credo che molta rabbia, molto rigetto, che poi confluisce anche in forze estremiste, in forze populiste, in forze antieuropee di vario tipo, non voglio mettere tutto nello stesso calderone, ci sono dei neonazisti anche al Parlamento europeo, ci sono degli estremisti di destra, vi dire Le Pen, ci sono altre forme di protesta e populismo, ognuna ha le sue specificità, però certamente il devastante impatto sociale delle ricette di austerità che si sono rivelate sbagliate per la stragrande maggioranza delle economie dei paesi, oggi è una delle origini dei movimenti di protesta anti-europei che nella protesta confondono poi, perché dicono distruggiamo tutto, invece l'Europa, un'altra Europa può essere la soluzione ai problemi, ma certamente ci sono delle scelte di fondo, politiche, economiche e sociali che vanno cambiate. Tutto questo però, e concludo il mio intervento, non basta se noi pensiamo, ed è il punto fondamentale della politica, dei movimenti politici, dei partiti politici, dei movimenti di cittadini che si definiscono in altro modo, se tutto rimane in un dibattito a compartimenti stagni a livello nazionale. Cioè noi possiamo veramente costruire una democrazia europea che oggi è in fiori, che c'è in parte ma non è vissuta e percepita dai cittadini, anche se
eleggiamo ogni 5 anni al Parlamento europeo direttamente con le preferenze dei nostri concittadini. Siamo l'unico continente al mondo, non siamo l'unica forma di integrazione al mondo, ce ne sono più di 250, ma siamo l'unica forma di integrazione al mondo continentale che ogni 5 anni si mobilita per eleggere direttamente dei propri cittadini parlamentari europei. Non è così per l'Unione Africana, non eleggono direttamente, non c'è un Parlamento asiatico in cui cinesi, giapponesi, indiani, coreani, vietnamiti eleggono i loro parlamentari, però ci sono tante forme di integrazione regionale e anche politica e anche di sicurezza in Asia. Allora perché, nonostante noi abbiamo questo privilegio come cittadini ogni 5 anni di eleggere un Parlamento sovranazionale, non c'è una democrazia europea? Perché non c'è una politica transnazionale? Perché le forze politiche ragionano, si contestano, criticano, fanno polemiche tra loro unicamente a livello nazionale. Invece noi dobbiamo spingere perché le forze di vario tipo, di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, pro-europee, pro-austerità, anti-austerità, comincino a lavorare insieme. Ecco perché noi abbiamo proposto, ad esempio, che nel 2019, quando dovremo eleggere il nuovo presidente o la nuova presidente della Commissione europea, perché ormai abbiamo stabilito un meccanismo, voi lo sapete, per cui quando si vota le elezioni europee la capolista o il capolista di quello o quell'altro partito politico europeo diventa presidente della Commissione. È così che Juncker è presidente della Commissione, abbiamo fatto un patto per cui il partito che aveva la maggioranza relativa esprimeva il suo presidente della Commissione. Abbiamo dato modo ai cittadini di legare il voto ai parlamentari europei al voto anche al candidato alla Presidente della Commissione Europea. Secondo noi, la proposta che noi abbiamo fatto, che Matteo Renzi ha fatto, che io ho fatto, dobbiamo, tra democratici, socialisti e tutti coloro che vogliono lavorare con noi, fare delle primarie continentali, su scala continentale, in cui i cittadini che dicono di appartenere alla famiglia democratica e socialista scelgono la loro candidato e il loro candidato alla Presidenza della Commissione Europea. È un altro modo per costruire quella democrazia transnazionale partecipata dai cittadini che oggi manca. I britannici hanno deciso di uscire, lasciano, mi sembra, 72 o 73 seggi. 73 seggi. 72 seggi. Lasciano 72 seggi. Abbiamo due possibilità. O guardiamo al passato e facciamo un bel negoziato, incomprensibile ai più, fatto di calcolatrici, per dire quanti di quei deputati devono essere eletti agli italiani, quanti di quei seggi devono andare alla Spagna, quanti di quei seggi devono andare a Malta, quanti di quei seggi devono andare alla Germania, con tutti gli altri dicono no, la Germania ne ha già 99. Questa è la prima, 96, questa è la prima scelta. La seconda, usiamo quei 72 seggi per eleggere dei deputati in liste transnazionali europee, la lista del Partito Popolare Europeo, la lista dei liberal democratici, la lista dei verdi, che la capolista o il capolista di quelle liste sia anche il candidato o la candidata alla Presidente della Commissione, così avremo veramente un passo in avanti e un embrione di quella politica transnazionale senza la quale la democrazia europea rimarrà sempre democrazia formale e mai abbastanza democrazia vissuta. Grazie, sottosegretario Gozzi. Io avevo due domande ai due esponenti, diciamo, politici. Una all'onorevole Pedicini. Io noto spesso, appunto, è un vostro dogma questa continua tensione tra popolo e elite. Adesso io mi chiedo, ma da osservatore, una volta che a furia di competere alle elezioni, anche chi rivendicava la distanza dell'elite viene eletto. Non c'è il rischio di entrare in un cortocircuito in cui poi alla fine, a furia di, demonizzare, ma insomma, criticare in maniera aspra qualsiasi forma di democrazia rappresentativa, che poi è quella che funziona, si rischia poi di entrare in un vortice in cui il solo fatto di essere eletti voglia dire essere appunto potenzialmente corrotto, potenzialmente incapace? No, naturalmente questa faceva parte di una definizione grossolana e approssimativa del populismo che noi non riconosciamo in pieno, però certamente fa cominciare a capire qual è lo stato delle cose. È una grossolana definizione che corrisponde, è più verosimile rispetto alla realtà che viviamo.
però naturalmente si pone il problema del rapporto con la rappresentanza, certamente, anche per i movimenti come il nostro, che fanno della democrazia diretta una base per eleggere quelli che noi chiamiamo portavoce, ma che comunque sono nelle istituzioni a rappresentare coloro i quali li hanno votati. Io per capirci, quando il segretario Gozi dice che vuole e propone una elezione diretta del prossimo commissario alla Commissione, come? Presidente. Del prossimo presidente alla Commissione europea, noi siamo d'accordo. E quello che forse non viene detto e che non viene riconosciuto è che quando le cose sono fatte bene, quando le cose sono giuste, un movimento populista, che dopo tutto quello che ho detto alla fine si è dato ancora del populista con l'accezione negativa, vabbè, ma ci siamo abituati, non fa nulla. Peggio per voi però che non capite la realtà. Io dico una cosa, noi comunque e sempre, quando le cose sono giuste, le appoggiamo e vedrete che rispetto a questa proposta, che se è portata con audacia e con serietà fino in fondo, vedrete che ci sarà l'appoggio del Movimento 5 Stelle, perché noi crediamo che sia una cosa possibile e giusta. Nel rapporto con la democrazia viene per esempio dato come un elemento populista quello di ridursi lo stipendio. È una cosa che serve dal punto di vista di chi del populista alla forza politica che gli si contrappone, una cosa populista perché è chiaro che così, in questo modo, tendi soltanto a cavalcare una situazione per cui il popolo sente una differenza con i politici, sa che i politici si sono arricchiti e quindi normalmente il senso comune è che quello che per cui vuole che tutti quanti i politici si riducano lo stipendio, e in questo modo tu lo cavalchi in senso populista. Non pensando però a un elemento secondo me fondamentale, e cioè che quando ci si riduce lo stipendio senza diventare poveri, senza dover pensare facendo il lavoro del parlamentare, come nel mio caso, o il lavoro del parlamentare o il lavoro del consigliere regionale, se volete, senza diventare poveri, ma senza, con la possibilità di non pensare ai soldi, ma di pensare a quello che devi fare, ma senza diventare ricco allo stesso tempo, tu, da eletto, non ti scolli dalla realtà. E rimani un interprete della realtà, perché fai parte di quella realtà. Io sono un fisico medico, lavoravo negli ospedali in oncologia fino a qualche tempo fa, ma il fatto di non essere diventato ricco facendo il portavoce europeo mi ha permesso di non scollarmi da quella realtà. Io lavoro in sanità adesso al Parlamento europeo, lavoro sui temi ambientali, lavoro sulla prevenzione, lavoro sulla sicurezza alimentare, perché sono parte perché interpreto quello che da cittadino che subiva, quello che oggi posso invece cercare di regolamentare avendo quella conoscenza e senza essermi staccato da quelli che sono i sentimenti dei cittadini. È una cosa fondamentale che viene tacciata come populismo dai partiti tradizionali. Allora io per quello dico, fin quando i partiti tradizionali non faranno quel gesto di diciamo presa di consapevolezza che loro si sono puntati su una posizione di rendita, non soltanto economica, ma di rendita politica, di rendita anche rispetto al potere che hanno, che non vogliono lasciare in nessun modo e per cui tutto il resto è il nemico che vuole distruggere l'Europa, si continua a dire quello, ma noi non vogliamo distruggere l'Europa, la vogliamo cambiare l'Europa, è ben diverso. E per esempio, per farci un esempio, si è parlato prima dell'economia circolare, ma è una cosa fondamentale. Allora io ammetto per esempio che c'è stato uno sforzo da parte del governo italiano per portarla in questo. Comunico che l'economia circolare è un file che era al Parlamento europeo già da oltre 5 anni a questa parte. L'ha fatto no, l'avevano tolto per far. La Commissione Juncker l'aveva tolto. La Commissione. Infatti, va bene. È inutile che ci focalizziamo su quello. Però il punto è un altro. Noi stiamo collaborando su quel tema. Il punto è che cosa serve l'economia circolare nel momento in cui gli stati membri come l'Italia fanno al tempo stesso un provvedimento che raddoppia le estrazioni petrolifere in Italia. È questa la contraddizione che i cittadini sentono, perché non puoi attivare un processo di economia circolare dove c'è il riciclo, il rifiuto, il rifiuto viene riciclato, riusato, viene soprattutto preventivato, viene eliminato alla base, se tu però al tempo stesso sapete che al mondo
I sussidi alle fonti fossili ammontano a circa 5.300 miliardi di dollari, cioè una cifra superiore a quanto si spende nel mondo intero in sanità. Si spende più per dare sussidio alle fonti fossili, all'estrazione del carbone, del gas, del petrolio, piuttosto che di quanto si spende in sanità. E questo è chiaro cosa succede, qual è la conseguenza? Che una plastica ottenuta dal petrolio sarà sempre più conveniente della plastica biologica che uno vuole implementare con un mercato nuovo che magari ci dà nuove possibilità in Italia. Sarà sempre più conveniente la plastica tradizionale che costerà un decimo e ci troveremo sempre il rifiuto che non riusciremo a riciclare, a riusare o a fare altro. Ma lo stiamo facendo, il punto che lo stiamo facendo, ma al tempo stesso si è ipocriti, perché mentre noi lo facciamo in quella direzione, purtroppo anche in Italia, non soltanto in Italia, si continua ad implementare e a far crescere le estrazioni delle fonti petrolifere. È questa l'ipocrisia che i cittadini non sopportano perché sentono sulla propria pelle e che ci impedisce di ottenere quel risultato che lei dice giustamente facciamo insieme. Sì, ma se lo facciamo veramente insieme, se lo facciamo in maniera falsa, questo non avverrà mai, mi dispiace. Dunque abbiamo... C'è ancora un po' di tempo, io pensavo se qualcuno volesse porgere domande. Prego. Io volevo dire, ritornando alla domanda, perché c'è la crisi con i partiti tradizionali e perché questi partiti populisti e movimenti populisti, diciamo la gente li piace, vanno ben accettate dalle persone. Io qui ho ascoltato che dobbiamo ascoltare la gente. Dobbiamo ascoltare la gente? Solo? Ma è sufficiente? Non vi sembra che dobbiamo dare la possibilità alla gente di partecipare? Allora, io vorrei ricordarvi cosa ha detto Aristotele. Lui ha detto che se la libertà e l'uguaglianza sono parte della democrazia, possono essere senso solo se ogni individuo partecipa ugualmente alla gestione del paese. Ugualmente. Adesso, ditemi voi, quale partito vi dà possibilità di partecipare nella decisione quando si prendono le decisioni politiche. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un software Rousseau dove i cittadini possono inserire le sue idee e suggerimenti. Io penso che questo è un segnale. Com'è? Anche emendamenti alle leggi. Sì, esatto. Direttamente. E io penso che ecco la risposta perché questo movimento viene accettato dalla gente. Perché? I cittadini non vogliono essere solo ascoltati, si sono stufati di essere ascoltati, vogliono partecipare e quindi i partiti tradizionali hanno questa crisi perché loro non hanno nessun strumento e non danno la possibilità alla gente di partecipare. Mi potete nominare un partito in Europa che dà possibilità alla gente di partecipare? No, io non so. Poi la signora Emma Bonino ha detto... Com'è? Sì, si scrive, però non è che... sì. Allora, la signora Emma Bonino poi ha detto usiamo linguaggio appropriato. Cominciamo a usare questo linguaggio appropriato, perché chiamando la democrazia dei rappresentanti che sono stati eletti con il voto, questa non è democrazia. È un'oligarchia dei rappresentanti, quindi basta sostituire i termini. Cominciamo a chiamare le cose così sono come i veri nomi. Quindi noi stiamo vivendo in una oligarchia dei rappresentanti. E se vogliamo la democrazia, dobbiamo fare altre cose. Dobbiamo inserire nella struttura dei partiti politici e dei movimenti i veri principi della democrazia. Vabbè. Questo è che volevo dire. Do la parola all'ultimo intervento. Dico due cose rapidissime, poi so che il sottosegretario Cozzi deve partire e vuole ancora giustamente fare qualche commento. La prima è, si può discutere moltissimo sulle incompiutezze, le mancanze, le debolezze del sistema democratico per la componente della democrazia rappresentativa delle sue istituzioni del meccanismo di voto. Però per favore continuiamo a difendere la possibilità del voto per tutti come sistema su cui basare la selezione e l'elezione dei nostri rappresentanti. Ci possono essere molte manipolazioni, molti rischi, si potrà anche migliorare,
ma questa rimane una grande conquista delle nostre democrazie se cominciamo anche noi, che crediamo nella difesa di valori e democrazie da migliorare, a mettere in discussione questo, la deriva verso i regimi autoritari, basta guardare cosa succede oggi in una democrazia parlamentare come quella turca o in altre, sono devastanti. Questo lo dico con chiarezza da persona che crede che la democrazia abbia anche un'altra gamba, che è quella della democrazia diretta, della partecipazione dei cittadini. Secondo, bene a sviluppare spazi transnazionali di democrazia sia elettiva che rappresentativa che partecipativa. È complicatissimo, bisogna mantenerlo come obiettivo. Ma già oggi abbiamo conquistato nel Trattato di Lisbona come idea originata nella convenzione lanciata dal processo di Laeken, voluta allora da Romano Prodi in risposta al fallimento del Trattato di Nizza, un'idea straordinariamente innovativa e unica al mondo di democrazia diretta nei trattati europei, che è stata distrutta, si chiama ECI, Iniziativa dei Cittadini Europei, la possibilità ai cittadini europei di raccogliere delle firme su delle proposte legislative da fare alla Commissione Europea. È stata una novità straordinaria di democrazia diretta transnazionale, che non è semplicemente partecipare a una forma di consultazione di un partito, perché la Commissione Europea fa 30.000 consultazioni all'anno per internet, che noi come comitato largamente contestiamo, perché eccetto una decina tipo sul TTIP, tutte le altre hanno al massimo una media di 100 risposte, e questa è una falsa forma di consultazione. Abbiamo consultato i cittadini con 100 consultazioni. Ma è l'ECI, e vorrei ricordare che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, l'ECI, Iniziativa Diretta dei Cittadini, è stata la prima nuova componente che è stata normata e fatta entrare in vigore assieme al Servizio Diplomatico di Azione Esterna. Entro un anno e mezzo, con tutte le complicazioni, che si trattava di adattare le legislazioni nazionali, di stabilire un sistema unico di registrazione della raccolta delle firme, cioè non era una questione complicata. Ebbene, con grande fatica questo processo si è messo in moto, se ne sono realizzate diverse, nessuna di queste è stata presa in considerazione dalla Commissione. Il Comitato Economico e Sociale, assieme al Parlamento, hanno preso un'azione chiedendo, sulla base di un lavoro grande di consultazione delle forze organizzate, di quelli che hanno presentato iniziative che hanno raccolto anche 2 milioni di firme, o di quelli che non ce l'hanno fatta, proposte di miglioramento, e da 2 anni invocano un cambiamento del regolamento. Non vi è stato fatto nulla. Allora, se vogliamo essere seri e coerenti, io chiederei a tutti quelli che invocano iniziative e allargamento degli spazi di democrazia diretta di lavorare da domani perché si metta mano alla riforma del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, per renderla più aperta, più fruibile e più efficace, stabilendo per esempio anche un obbligo che di fronte a un'iniziativa che risponde ai criteri e che raccoglie le firme necessarie, non basti una nota della Commissione per informazione al Parlamento che non si dà corso a nessuna iniziativa successiva, ma ci sia un obbligo di presentare comunque una proposta su cui il Parlamento, il Consiglio e il resto possono discutere. Facciamolo, altrimenti invochiamo altre cose non usando spazi che già ci sono e sono straordinari e sono, vi assicuro, di enorme innovazione, perché è l'unico caso nel quadro di trattati internazionali in cui si è creato uno spazio istituzionale di democrazia diretta con capacità di impattare e di costruire con un altro canale diverso da quello della rappresentanza elettiva una partecipazione diretta dei cittadini. Lavoriamoci, così come lavoriamo a rafforzare tutte le altre componenti anche delle forme di partecipazione, quali sono, con tutti i suoi limiti, anche il ruolo di un organo consultivo come il CESE, dove sono rappresentate forze sociali e forze dell'economia, della società civile, che tra l'altro non percepiscono nessuna remunerazione. Io, come presidente del terzo gruppo, lavoro per l'80% del mio tempo grazie alla mia organizzazione per questo, ma non percepisco non un salario ridotto, ma percepisco solo un rimborso spese, e come me la gran parte di tutti i colleghi che lavorano nel Comitato Economico e Sociale Europeo. Grazie. Grazie. Conclusioni, non c'è nulla da concludere al sottosegretario Gozzi. No, non credo che ci sia nulla da concludere, credo che siano emersi molti elementi per uscire dallo status quo. Poi possiamo essere d'accordo con alcuni o non con altri, però mi sembra che se c'è un filo rosso che è emerso da questo panel sia la necessità di uscire dallo status quo. Io sono convinto che se l'Unione Europea rimane nello status quo sarà l'inizio della disintegrazione europea, che è già cominciata con l'uscita della Brexit,
ed è per questo che noi, per uscire dallo status quo, stiamo mettendo in questione alcune scelte fondamentali dell'Unione Europea, vogliamo rimettere in questione anche il metodo e dare una nuova spinta per nuovi obiettivi politici. Il metodo è un metodo che deve certamente essere sempre di più partecipato e sempre di più democratico, sfruttando i luoghi di democrazia che abbiamo e inventandocene di nuovi. Quindi il ruolo del Parlamento europeo, il modo di stare nei movimenti dei partiti, il modo di interagire tra cittadini e istituzioni europee. Purtroppo ci sono degli strumenti come l'iniziativa dei cittadini europei che, a mio modo di vedere, c'è la possibilità di 1 milione di cittadini europei in almeno 7 stati membri di raccogliere delle firme per chiedere alle istituzioni europee di fare qualcosa. Non è stato utilizzato, non è stata percepita il potenziale democratico e politico di questo, è perché questo è un problema di metodo, perché le istituzioni comunitarie, e io sono stato in tutte, cioè ho lavorato in tutte, mi manca il Comitato Economico e Sociale, perché quando in Regione Puglia ho lavorato anche al Comitato delle Regioni, cioè inevitabilmente entrano in dei meccanismi di routine che gli impediscono a volte di percepire quali sono le grandi opportunità che l'Europa che esiste già potrebbe offrire e che non offre, e poi anche le mancanze che ancora ci sono nell'Europa che esiste e quindi l'Europa che non c'è, che dobbiamo costruire. Ecco perché bisogna scuotere un po'. Ecco perché bisogna dire, è vero che l'Europa si sveglia, è vero che la Brexit è una sveglia per l'Europa? Boh, a Bratislava non siamo accorti che erano così svegli i nostri partner. È vero che l'elezione di Trump è una sveglia per il mondo, perché comunque cambieranno delle cose? Beh, se è così, cominciamo a svegliarci anche noi europei, perché è chiaro che in questo modo possiamo veramente dare, ed ecco gli obiettivi, quelle risposte agli europei, ai cittadini che si aspettano dall'Europa, e sono delle risposte di un'Europa, e le uso sempre, sono parole che ha usato il Presidente della Commissione Europea, però io la voglio vedere, voglio un'Europa grande con le cose grandi, piccola con le cose piccole, e se abbiamo un'Europa grande con le cose grandi, certamente si potrà ridare un minimo di fiducia ai cittadini nella scelta europea, ed è quello che vogliamo fare il 25 marzo del prossimo anno. E l'ultimo mio punto, nel momento in cui noi avremo a Roma il 25 marzo del prossimo anno i leader di tutti i paesi europei, non avremo nulla da celebrare, perché oggi l'Europa non ha nulla da celebrare, deve riaffermare una scelta storica, perché la scelta del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 è stata una scelta di grande lungimiranza e di grande coraggio. Quindi deve confermare quella scelta, non ha nulla da celebrare sull'Europa di oggi, ha molto invece da rilanciare e deve indicare dei nuovi obiettivi politici. E attorno a questi nuovi obiettivi politici vogliamo rilanciare un processo con chi ci sta, i popoli e gli stati che vorranno andare avanti dovranno poter farlo senza essere bloccati da nessuno, non dovremo obbligare nessuno a seguire i popoli e gli stati che vogliono procedere. Sono polemiche queste? L'Italia è diventata populista per questo? Io non credo, purtroppo non posso fare un dibattito perché io devo andare, non posso. Però è questo che vogliamo fare ed è questo per cui ci vogliamo impegnare, ci stiamo impegnando e l'occasione che abbiamo il 25 marzo del prossimo anno è questa. Vi ringrazio. No, io devo andare via. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Ma la fa a me la domanda? Io rispondo. La questione politica in questo paese, non so se. Sì, devo parlare. Da chi? Lui. Ma qui siamo per confrontarci. Sono opinioni, qui siamo è un libero dibattito. Okay. No, pensavo che era una domanda per me, invece no. No, era per lui. Okay, quindi. Perfetto. Okay, bene. Grazie, arrivederci. Thank you.
abbiamo con il DP. Io faccio la conferenza stampa con il DP.